Ciao, eccoci. Volevo far vedere che li faccio tagliacuci alle tutine. Quindi prendo la tuta e sulla gamba interiore, perché qua non ce l'ha, qua dal fianco non ce l'ha la cucitura, e quindi faccio tagliacuci, poi subito dopo tagliacuci vengo con una cucitura che sia più resistente. Potrei lasciarlo così, però le bambine balano, cioè sarebbe una disgrazia che loro balano e si trovano con il sedere di fuori, quindi una cucitura in più famo passare. Perché di solito questi elasticizzati, le stoffe, non fanno ancora una cucitura in più, però mi sento più sicura se faccio una cosa in più. Siccome non mi casca le braccia, li faccio una cucitura in più. Perché faccio così? Non è che interessa qualcuno, però siccome quando taglio il coltello qua, la macchina mi può anche mettere questi dentro qua, e quindi soffio che non ci entrano le cose. E qua lascio sempre così, perché se per caso si arriccia, io faccio così e vieni fuori. Va bene, lascia stare. Quindi io sul fianco ho solo un pezzettino di cucitura che da sotto ascella fino al fianco, non vado fino giù. Così si risparmia un po' di filo. Mi piacerebbe che c'ho la lampada qua sopra la testa che mi fa la lampada sulla calvizie. Mi piacerebbe che se uno mi bussa alla porta e mi regala, non so, dei fili, fili così per la taglia che ci mi servono, grandi, delle cose per la sartoria, insomma. Che bello sarebbe. Quindi dopo che ho fatto qua interno gamba, anche al fianco apro. Queste si attaccano, Madonna. Apro, che è davanti e di dietro questa roba qua. Questo che apro qua è la cucitura che sta davanti e di dietro. Lo apro e lo faccio, lo cucio. Qua siamo sotto alla gamba. Stasera devo andare a fare la prova a questi ragazzini. Dopo che li faccio la prova, li finisco in un attimo. Poi apro qua e faccio le spalline. Le spalline.
Dopo, quando devo finirlo, vengo a fare tagliacuci. Vengo a fare tagliacuci, poi giro e faccio la cucitura, ecco. Perché non ho la macchina, quella che ci mette la pass no, passamaneria, non so come si chiama, quella che metti il pezzo qua, non mi va, non mi viene. Quindi, questa è la salopette. E vado avanti, che ho tanto da fare. Questi, quelli da letto, e devo finire, insomma. Allora, la stoffa che l'ho piegata 4 volte, quando apri la salopette è così. La stoffa che mi è rimasta, io per fare la salopette l'ho piegata, allora era 2 volte e un'altra 2 volte qua. Ho tagliato qua e quindi adesso quando apro mi vieni davanti e di dietro attaccato. Quello che mi è rimasto qua, questo che mi è rimasto qua, non questo doppio, questo qua. Ho messo un'altra parte di un'altra tuta che è rimasto, perché da qua mi è venuta una tuta, mi è rimasta qua un altro pezzo che potevo fare metà tuta, quindi tirando alla stoffa e andare avanti fare un'altra tuta, mi veniva una tuta e mezza, quindi un'altra tuta, una e mezza, e da queste metà ho messo una sopra l'altra e ho fatto altra tuta. Non so quanto mi spiego io bene. Però comunque. E niente, vabbè ragazzi, dai che dopo non mi guarda neanche il Papa. Volevo farvi vedere che sono facili se hai carta modello, perché io non sono un'esperta da fare queste cose, perché io lavoravo e lo dico sempre a tutti, che così mi sentono tutti. Io non sono una sarta brava, sono una che ha lavorato in fabbrica e ci dava i pezzi tipo questo. Allora, tipo questo. Ho fatto la scuola, ho le basi, però non è che mi ricordo tanto. Sono imbecille. Mi dava questi pezzi e io facevo solo questi pezzi. Non ho fatto mai una cosa dal capo alla fine, quindi ho fatto solo una gamba del pantalone, ho messo solo la cerniera. Però, essendo obesa, dopo piano piano mi sono fatta per me. Conoscendo le basi, mi sono fatta per me perché non trovavo il negozio per gli obesi, o se lo trovavo era tanto tanto caro e quindi mi sono arrangiata. E piano piano ho cominciato a prendere la fiducia, ma poca, e ho cominciato mi canta questo all'orecchio, pensavo che suona al telefono. Ho cominciato piano piano a fare anche ad altre persone che ho sbagliato, altre persone ho preso anche la stoffa dietro, però chi non sbaglia non sa fare le cose, quindi è così. Vabbè ragazzi, vi saluto, vi mando un bacio e auguro a tutti un buon inizio di settimana e ciao!